Che due coglione sono da solo. Dai, parmigiano risano, parmigiano risano, parmigiano risano. Non è Natale. Chiudi, dai la mazzata finale. No, è su. Vai. In due. 3, 2, 1, go! E ce l'abbiamo fatta. Oh, com'è possibile che c'ho il telefono da me non ne danno e non mi dura niente? E grazie, è bruciato? Com'è bruciato? Ho usato normalmente. Se vabbè, quante volte hai fatto spegne? Beh, ogni volta lo carico al 100% e poi lo scarico completamente. E perché? Scusa, non si fa così per preservare la batteria? No, frate, e quante volte l'ha usato in carica? Beh, un po' di volte, ma che sarà mai? È che appunto è bruciato, mo sentimi bene. E dai, illuminami, va? E il telefono c'ha la batteria in litio. E ti dico grazie, che vuol di questo? Che è un metallo e non va tanto bene col calore. E ok, ma mica ho messo sul fuoco. Sì, ma usandolo in carica ti è capitato che c'avevi il telefono che scottava, no? E ok, e quello non va bene. No, perché surriscaldandosi si rovina la batteria. Sì, ok, ma può capitare l'emergenza che devo usare in carica. Se dovesse capitare, rimuovi la cover così si surriscalda più tardi. E vabbè, ma ancora non mi hai detto perché non lo devo far spegnere. Perché le batterie a litio sono studiate per un uso frequente, quindi dovrebbero trovarsi sempre in un range intermedio e mai scaricarsi completamente. E non si rovina a caricarlo sempre? Assolutamente no. Vabbè dai, mi hai convinto, ma come ne sai tutte queste cose? E se io potessi sapere pure te? E come? Semplice, seguendo il Dexter su TikTok. Come va? Cerco di a volte sdrammatizzare, ma dentro di me... cerco di divertirmi, ma... però... Rompi. Indovinate chi ha appena vomitato? Perché sta male, perché la propria ragazza lo ha tradito? Esatto. Nessuno. Giuro. Facciamo la pizza? Pizza napoletana? Iniziamo a mettere 1 litro di acqua fredda. Mezzo bicchiere di latte, sciogliamo 15 grammi di lievito nell'acqua col latte, iniziamo a mettere 1 chilo di farina pizzeria Caputo, mettiamo un paio di cucchiai di zucchero per aiutare la lievitazione, mettiamo 5 cucchiai di olio di oliva di Sorrento. Mettiamo un bel pizzico di sale, pure due, dai. Eppure tre, vai. No, no, basta, è nato poco, pochi, eh? Era poco, perché ho pensato. L'impasto è pronto, lo dobbiamo lasciare lievitare almeno 2-3 ore. Facciamo le prime pieghe? Bagnati le mani. Vai. Bagnati le mani. Bella impasta, eh? Abbiamo fatto le pieghe, lasciamolo lievitare un altro po'. Facciamo un altro giro di pieghe con la farina questa volta. E voilà! Tu lo sai che sto però. Che spettacolo! Altra lievitazione, ultima piega.
Bello, vai, metti a lievitare un'altra volta. È ora di preparare le pizze. Vediamo l'impasto. Stendiamo la pizza. E voilà. In fila.